Buonasera, anzi no, buonasera, primera, buongiorno. Oggi ho una cervicale, porco di capelli down, perché a forza di fare, oggi ho fatto poche frasi blasfeme, però molti tic motori e mi si è infiammato sto nervo qua che mi prende proprio le tempie. E ho deciso di rimettermi, non so se ce la faccio perché con tutto sto trambusto, scusate che mi pulisco, che molto genuina. Ho deciso di riascoltare un'altra volta mio figlio. A porco Deus i capelli down, perché i figli a volte dicono cose belle, non è che si deve imparare. C'era una vecchia a 90 anni, dicevi io, ni mui muri, perché ti ancora imparà. Infatti non è che solo noi genitori insegniamo ai nostri figli, anche i figli insegnano. E mio figlio fa il personal trainer, io ne parlo spesso. Qualcuno ha detto che ha scritto sul sito Instagram bellezza, ma che te ne va a scrivere? Bruttezza, un bel uaglione. È chiaro che ha scritto bellezza, no? Se l'avevi fatto brutto, scriveva bruttezza. Eating la sindrome, scrive sindrome Tourette, ma guarda, guarda. E la coach de legno, va bene. A parte questo, io credo che un'alimentazione sana, anche per noi che stiamo male, neurologicamente, psichiatricamente, fa molto bene. Perché io questo periodo da luglio a agosto, che ho iniziato questa scia di video, qua si dice, magna che tranquillità che non va a ingrassare. Ma è Lucavo non va a ingrassare, sono piatto 9 kg. E quindi il fegato, il disturbo anche, cioè dei dolori forti allo stomaco, quindi anche un'alimentazione sana. Io l'ho provata quando ho fatto debellato l'epatite C, a porca dei capelli d'altro che tracche, e mi faceva bene, che dolore qua, ma anche l'olio 31 aiuta. Aiuvute significa è bastato, perché proprio mi prende la parte di qua, mi desse tante delle, cioè me li do i cazzotti, però mi fa male. E dicevo, riandiamo a bomba, l'alimentazione sana fa bene, voi che ne dite? Come mangiate voi? Io per esempio stasera mi sono fatta 150 grammi di carne macinata, cioè, non è buona. Si dice che si deve alzare dal tavolo, che deve avere fame e non ti deve piacere quello che mangi. Allora ci ho messo pane di segale, fagiolini, tutto un vevrò, che sembra quasi, dice, un vevrò dei cani, sembrava la scodella del cane, e 150 grammi di carne macinata di tacchino, cotta a vapore, e finita la storia, sono triste, voglio un pezzo di cioccolato. Però devo mantenere questa cosa, a parte che mi voglio un po' ripulire, anche perché porco dei capelli down, c'ho paura di riandare a fare l'esame conclusivo dell'epatite, perché a marzo l'ho debellata, però a settembre devo vedere se erano sparite il tutto. E secondo me il fegato fa boom 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 boom, lo sento, lo stomaco fa davanti anche con, come si chiamano quelli, i Buscopan, però non è che mi posso impasticcare totale, insomma, alla fine non uso la cannabis, per non prendere troppe medicine, quindi togliamo anche l'alimentazione. Io spero che mio figlio mi ascolti, Andrea, grazie, che mi dai sempre lo spunto per riprendere, di solito le mamme danno gli spunti ai figli, ma in questo momento io credo che ti fa bene che io ti dica questo, che tu per me sei una grande persona e grazie a Dio con tutto quello che ho passato ho educato un figlio, ho creato, sì, ho creato, l'ho fatto io, però ho educato un figlio sano, tranquillo, con dei sani principi, bravo, sono molto orgogliosa di te. E vai avanti per la tua strada perché di tutto quello che vedo in giro sei veramente una bella persona. E spero che inizio a ritornare in palestra. Porco di capelli da Luce, vuoi salire? Luce vuole salire? Sali a bordo, dai.
Faccio vedere come sale a bordo. Dai, ce la fai, pure lei si è ingrassata. Sali? Dai, che non possono aspettare che tu sali a bordo. Sali a bordo! Poco di la Madonna di Cristo! Oddio, non posso manco muovere a farlo ticchio, che mi fa male. Sali a bordo! Ops! Guardate, è salita a bordo. Ops! È salita a bordo. Io mi devo mettere così e dopo mi ci... Quindi ti volevo dire, Andrea, grazie per tutti i suggerimenti che mi dai, perché la mamma ti vuole tanto bene e continua così, che sei un grande. Ciao tesoro.